Ciao! Probabilmente ragazzi vi state chiedendo perché non ho ancora iniziato a montare le carene e cose magari come tipo il carter. Ve lo spiego rapidamente. Praticamente questa settimana mi compro la pistola per verniciare nuova e avevo intenzione di laccare sia il carter che il cupolino utilizzando la nuova pistola. Quindi ho da evitare di montare le carene ancora non finite e il copricarter non finito. Aspetto ancora un po'. Quest'oggi però avevo intenzione di montare la pedana, il controscudo e tutte quelle parti in plastica scura, per intenderci, che non dovrebbero rovinarsi visto che non devo fare ancora molti lavori e soprattutto non penso di doverle togliere di nuovo. Quindi questo che in realtà avevo già montato ma dopo ho dovuto togliere, il controscudo e queste parti qua, senza ovviamente dimenticarci la parte posteriore dove vanno le frecce e lo stop. No, viti. Ok, presi i pezzi. C'è un po' di polvere, quindi gli darò una pulita e dopodiché lo sigillerò con questo. Poi passerò questo prodotto che per le plastiche fa miracoli, ma non so come si chiami. La pedana ha bisogno di una pulizia un po' più approfondita perché fa abbastanza schifo. Sì. Sulla pedana non metto le viti perché sicuramente per montare il sottopancia dovrò sollevarla per far passare gli attacchi. No viti! Ora rimetterò il sottosella, anche se questo è abbastanza provvisorio perché il serbatoio della benzina ha gli attacchi all'impianto elettrico rotti, quindi probabilmente se non riesco a trovarne uno nuovo, questo scooter andrà avanti senza la spia della benzina. Il che secondo me è un bel problema, però... No, viti! Ora ci metto questa parte qua dietro. E fino a qui tutto bene, se non fosse per il fatto che mi sono appena accorto che qua manca la guarnizione del sottosella, che in qualche modo dovrò reperire o comunque inventarmi qualcosa. Ciao Viti, ciao!